Vediamo cosa tira giù Winota. Capace che è missa la scema di merda. Ok, scartiamo una carta a caso e peschiamo due. Sì. Oh, un'eroina. Un'eroina. Missato. Tajik non sarebbe stato male, però. Leone di bronzo. Su. Il 4-4. Facciamo un po' di 1-1. Boom e te. Buonasera amici miei, sono Sugamikatsu Kun, il vostro sensei altamente scarso che ultimamente sta postando pochi video per una serie di svariati motivi, tra cui quale il principale è questa quarantena forzata che mi impedisce di dedicarmi solamente ai video per ovvi motivi. E poi c'è un altro motivo che è il principale. Questo è il peggior standard da quando ho iniziato a giocare con Arena. Veramente mi sta facendo cagare a spruzzo, è un'opinione personale, siete liberi di dissentire, ma ci sono delle carte che veramente me lo stanno facendo odiare, ma proprio tutti i mazzi, non c'è un mazzo che mi stia piacendo. E la ragione principale sono i compagni e carte rotte come Winota. E anche, sì, compagni, tipo principale fra tutti è Lurrus. Questo qui, che ormai avete imparato a conoscere, costa 3 mana e ti permette di lanciare una magia permanente con questa mana convertito pari o inferiore a 2 dal tuo cimitero. Quindi ti permette di ciclare all'infinito il tuo cimitero, composto principalmente da gatto, famiglio, scusate, e fa... no. Calderone, come cazzo ti chiami? Ah, perché non c'è il nero. Famiglio del Calderone. E continuiamo a rigiocarlo all'infinito. Oppure Crox, oppure comunque ci sono tanti. Poi un altro compagno spastico è Giruda. Giruda, ogni qualvolta entra in campo di battaglia, umili le prime 4 carte e metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una carta creatura con costo di mana convertito pari scelta fra quelle carte. Quindi ci sono carte che copiano Giruda, Tassa che lo blinca, quindi è all'infinito. Ed è una rottura di cazzo. Poi c'è un altro compagno fastidioso. C'è Geruga, Mazzi Fires che lo giocano. Quando entra nel campo di battaglia peschi una carta per ogni permanente con costo di mana convertito pari o superiore a 3. Ed è un 5-4, un ciccione che entra e blocca o attacca bene. Quindi Icoria secondo me è un'espansione che ha rotto un po', non tanto per la potenza delle carte, ma in combinazione con altre carte vecchie, come ad esempio Agente del Tradimento, la mia simpaticissima, amatissima carta che non vuole farsi vedere. Eccoti qui, Agente del Tradimento. Questa carta è da bannare, ha rotto il cazzo. È stata esposta in tutte le salse, in tutti i modi, però non è stato mai pagato il costo di mana dell'agente del tradimento, è sempre stato castato in maniera o dal cimitero o citandolo in gioco con carte amiche. Allora, il cazzo, dai, è troppo forte il fatto che possa rubare anche le terre. Ha sempre un bersaglio da targettare. Quindi tu, se te lo cassano al quarto turno con Winota, e tu non ti ripigli mai più, ti rubano le carte, ti rubano le terre, cosa fai?
Ormai sta diventando un formato che al terzo quarto turno ha già deciso la partita con tipo Pracelama e Monorosso, che nonostante tutto continua a esistere. Basta, una rottura di cazzo. Una rottura di cazzo. Standard è ingiocabile. Poi Arena sta diventando sempre più. Lo shuffle sta cominciando a pesare sempre di più. Tante partite perse perché lo shuffler non funziona come dovrebbe. O è condizionato in qualche modo, e non ho prove, però l'impressione è quella. Oppure è proprio un malfatto sistema. Io non ho prove per la mia tesi, però c'è un sistema che forza vittorie e sconfitte. Non puoi vincere più di un certo numero di partite e soprattutto cos'è che volevo dire? In draft lo vedi di più, soprattutto con i gettoni gratis, che non ti fa arrivare carte, non ti fa arrivare, o ti manda in mana screw, non ti fa pescare abbastanza terra, o te ne fa pescare troppe. E può succedere una volta o due, nella casualità può succedere, ci sta, è il gioco di Magic, sì, lo si accetta. Ma se diventa una cosa consistente, cominciano a sorgere i dubbi. Inoltre, la maestria, si salva ed esci. La maestria. Andiamo a guardare la maestria perché ti dà molti meno monete, soprattutto te ne dà un po' all'inizio e poi non ti dà più, ti dà 500 gemme di qui. Sbaglio, l'hanno aggiunta. Ecco, poi ti dà carte solo fino a bustine, solo fino al 60° livello. Dopodiché non ti dà più bustine fino all'80°. Ed è cortissimo, sono 80 livelli. E costa uguale alle precedenti maestrie. E stanno un po' ladrando, sinceramente. Stanno un po' ladrando, soprattutto perché l'espansione non è soddisfacente. Almeno secondo i miei gusti. Ma qui stiamo divagando. Torniamo al mazzo. Torniamo al mazzo, agli eroi incompresi. Un tentativo. Siamo alla fase 2. Dovremo convivere con il virus. Convivere. Torneremo presto a riabbracciarci con i nostri gongiundi. Gongiundi. Ok. Torneremo presto a riabbracciarci con i nostri congiunti. Nel frattempo siamo qui. Siamo qui che proviamo questo mazzettino Naya, Eroi Naya. Che Naya è una delle mie combinazioni di colori preferite. Diciamo che non è mai stata supportata in questi due standard che abbiamo avuto, però stanno uscendo mano a mano un sacco di carte che possono entrare nell'archetipo. Io spero che con M21 ci sia supporto anche per i colori che non sono stati supportati dai Coria, come Grixis, Naya, poi c'è Sultai è stato supportato, Naya, Mardu è stato supportato. Ah, c'è Bant, c'è Esper, ce ne sono di combinazioni Jund, con combinazioni molto interessanti che non sono state supportate. Però torniamo al mazzo. Il mazzo si basa sull'eroina del primo distretto, un 2 drop che costa un incolore, uno bianco. Ogni qualvolta lanci una magia multicolore, crea una piedina creatura umano 1-1 bianca. Quindi il nostro mazzo è composto principalmente da magie multicolori che vanno a sfruttare questa abilità dell'eroina che ci creerà umani 1-1, riempiremo la board e faremo tanta pressione al nostro nemico e quindi ogni carta ci creerà una pedina sostanzialmente. Questi umani saranno utili anche per triggerare. No, scusa, non funziona così. Il resto non. Di umani sostanzialmente c'è lei e Tajik in questo mazzo. E Winota viene triggerata dalle altre creature che abbiamo nel mazzo, come Gallia, il Leone, lo Spezzamagie, l'Immondo. Viene triggerata e
Winota cosa dice? Ogni qualvolta una creatura non umano che controlli attacca, guarda le prime 6 carte del tuo grimorio. Puoi mettere una carta creatura umana scelta tra esse sul campo di battaglia tappata attaccante a indistruttibile fino alla fine del turno. Metti le altre carte in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Costa 4 mana, 2 in colore, 1 rosso, 1 bianco, Boros, ed è un 4-4, guerriero umano, creatura leggendaria. Quindi ci andrà a prendere Tajik o l'eroina molto probabilmente, quindi ci farà valore, inoltre farà triggerare l'eroina quando la giocheremo. Winota è qui giusto perché ci fa un po' di valore, non ruota il mazzo su di lei, però ci proviamo a farla funzionare. Abbiamo molte non creature non umane e non abbiamo moltissimi umani, però quel pochi che ci sono vengono sbattuti nel campo e quando entrano comunque sono molto utili alla causa. Ad esempio Tajik ha un'abilità che in questo meta è abbastanza utile, infatti previeni tutto il danno non da combattimento che verrebbe inflitto a altre creature che controlli. Quindi tempesta, ira della tempesta, la board wipe a 4 rossa che infligge 4 danni a ogni creatura planeswalker con Tajik in campo, colpisce solo lui, tutte le altre creature vengono risparmiate. Non ti protegge da shock, protegge da gigante, devi colpire prima Tajik se vuoi colpire un'altra creatura, quindi è una buona protezione contro i mazzi che si basano sul rosso, che hanno comunque rimozioni rosse. E poi giocando tante creature multicolore giochiamo anche Rien, una creatura abbastanza inutile, ha visto pochissimo gioco, è simpatica, è più intelligente che bella ed è un 5 mana, costa 2 in colore, 1 rosso, 1 verde, 1 bianco, Naya, un 5-4 con volare, creatura leggendaria Angelo, le altre creature multicolori che controlli prendono +1/+0, quindi buffa tutte le nostre, quasi tutte le nostre creature. Ogni qualvolta un'altra creatura multicolore che controlli muore, falla tornare in mano al suo proprietario all'inizio della prossima sottofase finale. Quindi è una protezione contro distruzioni o rimozioni di massa. Tutte le nostre creature verranno multicolore, torneranno in mano se ci sarà lei in campo, tranne lei ovviamente. E poi giochiamo anche l'Immondo, che è una creatura Ragdos ma è multicolore, quindi è un modo economico di far triggerare l'eroina, viene buffata da Rien e inoltre quando muore infligge un danno a un qualsiasi bersaglio, quindi attacca bene, difende bene, fa sempre del valore, è una buona creatura alla fine in questo mazzo. Poi giochiamo 2 di incubazione, non giochiamo la seconda parte incongruenza perché non abbiamo mana blu e ci permette di guardare le prime 5 carte del nostro grimorio, possiamo rivelare una carta creatura scelta tra esse e aggiungere la tua mano, metti l'altra in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. È un buon peschino, diciamo, ci può essere utile in svariate situazioni. Poi giochiamo il leone perché è un buon 2 drop, un 3-3 che costa 2 mana, è multicolore, 1 verde, 1 bianco, c'è l'abilità per la stessa quantità di mana, 2 mana a Celestia, il leone il manto di bronzo ha indistruttibile fino alla fine del turno, quindi se teniamo aperto quei 2 mana lì possiamo renderlo indistruttibile e attaccare impunemente. E quando lui muore possiamo rimetterlo sul campo di battaglia e diventa un'aura che dà la sua abilità a un'altra creatura, e quindi può essere comunque del valore aggiunto. Non ci faremo molto affidamento, lo giochiamo principalmente perché è un 2 drop ed è un 3-3 e fa triggerare l'eroina. Poi giochiamo Gallia, che è un 2 drop ghoul rosso verde, ha rapidità, un 2-2, gli altri satiri che controlli prendono +1/+1, hanno rapidità, non abbiamo satiri. La teniamo soprattutto perché ogni qualvolta attacchi con 3 o più creature puoi scartare una carta a caso, se lo fai pesca 2 carte. Avendo l'eroina creeremo tante pedine e con Gallia potremo attaccare, non deve esserci per forza lei fra le creature attaccanti, basterà che siano almeno 3 creature attaccanti e potremo scartare una carta a caso, pescare 2 carte, che è la nostra fonte di carta pescaggio carte. Molto utile in certe situazioni. E poi abbiamo rimozioni come l'imboscata degli Domini, che mette un segnalino +1/+1 su una creatura che controlliamo, poi quella creatura infligge danno pari alla sua forza
è una creatura, un planeswalker bersaglio che non controlli, quindi colpisce sia planeswalker che creature. Un'ottima rimozione, è multicolore, ghoul, fa triggerare l'eroina, quindi ci sta. E poi abbiamo un colpo di giustizia, che è un'altra rimozione Boros, per due mana, uno rosso, uno bianco. Una creatura bersaglio infligge danno a se stessa pari alla propria forza. Quindi è efficace con creature che hanno una forza più grossa della loro costituzione o pari, ed efficace con creature che hanno detach, perché sì, avendo detach si colpiscono da sole e quindi si uccidono. E poi giochiamo a spezza magie, che ha tumulto, travolge, lo conoscete tutti ormai, un'ottima creatura. E giochiamo Domni, che pompa le nostre creature dandole più 1 più 0, e col più 1 ci aggiunge del mana rosso verde. Le creature che lanci non possono essere neutralizzate, quindi ci protegge contro mazzi e counter spells. E col meno 2 possiamo usarlo come rimozione. Una creatura bersaglio che controlli lotta con una creatura bersaglio che non controlli, quindi è un ottimo planeswalker in questo mazzo. Bene, abbiamo detto tutto. La mana base è praticamente un inferno, è molto scioccante, diciamo, ci farà molto probabilmente più danni la nostra mana base che non l'avversario. Però purtroppo, per giocare certe combinazioni di colori in questo standard, bisogna scendere a patti. Ho detto tutto. Questo è un nuovo formato, un formato crudo, raw, un formato di video meno raffinato. Non farò molti tagli, perché voglio mostrarvi anche la situazione di Magic, che non è molto piacevole per me in questo momento. Diciamo che continuo a giocare soprattutto perché c'è una bellissima community Discord che mi sostiene e posta sempre tante idee interessanti che mi stimolano, ma se non ci fossero loro, e se non ci fosse voi che guardate i miei video, mettete like, commentate e sostenete il canale, probabilmente avrei già abbandonato aspettando M21, e soprattutto dei ban di alcune carte che secondo me c'entrano. Bisogna riequilibrare un po' lo standard, il power level ormai è alle stelle. Ci sono delle carte che vanno bannate secondo me, e carte che potrebbero diventare rotte ma sono passate sotto i radar, e appena qualcun'altra verrà bannata verranno fuori. Dove tocchi tocchi fai danni, perché è proprio la filosofia alla base che è sbagliata di Wizard. Hanno deciso che volevano aumentare il livello di potenza delle carte e non hanno testato con accuratezza, e di conseguenza il formato è diventato opprimente. Al terzo o quarto turno praticamente uno si capisce chi ha vinto e chi ha perso, e questo rende secondo me molto meno interessante da giocare. Diventa una roba automatica che non è il mio stile. A me piacciono le partite un po' più lunghe, un po' più interessanti, dove ognuno può dire la sua, ognuno può rispondere, comunque c'è un tira e molla, non che si capisce già subito chi ha vinto. E quindi probabilmente non si può aggiustare questo standard, a meno che non si bannino una ventina di carte, sì, anche più. Fra tutti, per me, lo dico da un po', agente del tradimento, gatto, ma non per quanto che sia così forte il gatto. E tutto l'insieme, gatto forno, la lentezza in combinazione con altre carte che lo rendono asfissiante. E Bracelama è da bannare sicuramente per me. Il mono rosso ovviamente va depotenziato, non può essere così opprimente. E anche Control necessita di qualche aggiustamento. Teferi è troppo sgravato, troppo opprimente, troppo limitante. Il problema è che se vai a toccare Teferi, succede che giocano tutti i counter spells. E quindi il discorso che dicevo prima, dove tocchi fai danni, e levi una cosa, ne viene fuori un'altra peggio. Quindi
Dobbiamo solo aspettare e vedere. Questa espansione per me è stata un flop. Per altri, magari può essere l'espansione più bella del mondo. Ci sono sicuramente carte interessanti, carte divertenti, però alla fine vai a vedere, si gioca sono sempre quelle carte lì, più le carte nuove sgravate che rendono il formato noioso, secondo me. Spero che torni Storic, che Storic mi divertirà di più, c'era più varietà e ovviamente voglio giocare con le carte vecchie che avevo collezionato e boh, è stata una presentazione un po' lunga, ma era un po' che non facevo video, quindi volevo dire un po' la mia e spiegare anche perché non sto giocando tanto, non sto postando tanti video ultimamente. Anche per questo c'è poca motivazione nel farlo perché mi diverto poco a farlo e quindi per il momento non posto tanto. Adesso mi sto sforzando di fare qualcosa in più anche perché vorrei che il canale continuasse a crescere. Vedo che continua a crescere lentamente, mi fa molto piacere. Però deve essere un hobby, una valvola di sfogo, non deve diventare un lavoro, un'imposizione, qualcosa che devo fare per forza, perché sì. Deve essere una cosa che faccio con piacere. Ti dico, la sera dedico quei 30 minuti, un'ora e registro, faccio un video, faccio qualcosa. Per me deve essere così, magica e divertimento, non deve essere un lavoro, se no non farei il lavoro che faccio attualmente. Vabbè, stiamo divagando. Mi raccomando, se avete opinioni, critiche, suggerimenti in merito sia al mazzo che a quello che ho detto, lasciateli qui sotto. È molto importante, in questa maniera posso rispondervi, possiamo dialogare un po'. E iscrivetevi a Discord, è pieno di bellissima gente, è molto interessante, in quel canale potete parlare dei vostri mazzi, delle vostre idee, chiedere consigli e chi ne ha più ne metta. Io vi saluto, vi auguro una buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Begro, il begro de tu madre, avversario. Mulligare. Possiamo provarci, dai. Ho visto di peggio nella mia vita. L'importante è non pescare solo terre. Obosh il trafiggipo. Però forse dobbiamo levare delle terre. Oca d'oro. Qualche problema. Molto pronte, Gallia. Gallia non sarebbe male piazzarla, ma possiamo far lottare quello, gli fa due danni. No, possiamo solo aggiungere mana. Possiamo solo aggiungere mana. E non possiamo far nient'altro. Siamo un po' bloccati. Ma adesso la recuperiamo. Facciamo. No, facciamo solo così. Cosa giochi? Aia. Ma porco due.
Come hai fatto a mettere un ciccione così? Costa solo 5 mana sto a fare qui. Costa solo 5 mana. Oh, verde. Possiamo fare questo, attaccare, lui para e poi gli facciamo lottare magari. Sì. Scarta una carta a caso. Scartato proprio quella che mi serviva. Ok. Tu lotti con lui. Allora lo facciamo fuori. Ok, non è il massimo, ma abbiamo perso il nostro generatore di valore. Un'altra oca. E peschiamo due carte. Ottimo. Ok. Aggiungiamo mana rossa. Facciamo fuori una goose. Terminiamo il turno. Vabbè. Addio Domri. Dagli rapidità e uccidere. Boom e te. E io poi uccido te. Vitto. Abrazax. Sax. Abrax. Non sarebbe male. Non abbiamo mana bianco. Lo pescheremo. Non possiamo scendere più giù di così come carte. Non possiamo. Ottimo. Intanto fate. Sto forno maledetto. Sto forno maledetto. Sto forno maledetto. Sto forno maledetto.
gatto spastico, ok. Gatto spastico. Ha rotto il cazzo. Na 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 na. Un gatto spastico. E noi attacchiamo, lui lo sacrifica, quindi no, ci conviene rimanere in difesa. Ok, va bene, un gattino. Oh, così ci vuole, devi essere Manaskew. We bear. Ok, leone e gallia, e si prova, dai, non è che possiamo lamentarci sempre. Entra tappata, mettiamo subito gallia o mettiamo il leone. Le bon legion, mettiamo leoncino. Leone di manto di bronzo. È un bel blocker per due mana. Ragdos. Non puoi attaccare, signore. Puoi solo subire, lo sai. Noi possiamo attaccare o eliminarglielo. Io direi di attaccare. Attacca. Vediamo cosa gioca. Qualche rimozione, qualche cosa. Può pomparlo, può farlo in risposta, può attaccare. Flamingo dell'angoscia. Flamingo dell'angoscia. Ok, un'altra gallia. C'è un modo di giocare tutto. Ok, terreno calpestabile. Così, e poi possiamo giocare. Bella ciao, Ramingo dell'angoscia. Ok, sacrifica una creatura e profetizzi. Ok, bene. Quindi noi attacchiamo. E mettiamo un altro leoncino. Miau. Ok. Poi cosa fai? Attacchi? Per far vedere i tuoi possenti muscoli di cavaliere della Legione d'Ebano. Non attacchi. Quindi noi attacchiamo noi, di conseguenza vogliamo pescare. Scartiamo una carta a caso. Tajik. E chi parerai? Ok, va bene. Ok, +3/+3. Ok, e mettiamo lui come
un segnalino +1/+1 e ci teniamo magari in mano aperto per proteggerla. No, direi di no. Facciamo incubazione. Vuoi nota? Ma se lo turno caliamo giù qualcosa di interessante. Se non ci uccide. Devo uccidercene un po'. Ui, nota. Scorpione dentellato, va bene. Nota. Giochiamo l'immondo e vediamo cosa tira giù Winota. Capace che missa la scema di merda. Swamp 79. Ci proviamo, dai, possiamo mettere rosso. Flotteremo di terra, lo so. E noi facciamo così, rosso. Leone non mi dispiaceva, però. Spezza magie ghoul, a meno che non metta shock e cazzi e mazzi. E no, non possiamo farci niente. Avidità. Attacchiamo con lo spezza magie. Yoro nomade dici. Ok, giochi di Xerio di Foni, c'è un counter. Uiro non mi sembra una buona idea. Però noi cosa possiamo fare? Possiamo fare maximum value così. Se c'è Storm Vlat, però è brutta la vita, eh. Tanto attacchiamo.
poi mettiamo lui ed è lì dal 3 4 5 8 10 si sì, è lì. Ah no, devo prendere il verde forse. Questo mana terrificante che c'è in questo mazzo è una mana terrificante. Che mi protegge da bombardamenti. Opzione, va bene. Ok, e così sei un board bike. L'immondo ha la mia assicurazione sulla vita. Prova a fare qualcosa che distrugga la board. Ah no, l'immondo. Va bene. Tajik. Oh Tajik. Tajik. C'hai due mana, con due mana che puoi far, me lo devi dire. Sì. Ok, cicli. E si attacca. Boomates! Yeah.